segretario di Stocci, direzione nazionale e regionale del Partito Democratico, analisi del voto. Che analisi il voto sia alle europee sia alle amministrative, che è un voto anche importante, consegnano al PD? Sì, era giusto e doveroso fare un'analisi del voto approfondita, non solo sulle europee che ci hanno visto primo partito del mezzogiorno, in Calabria abbiamo risultati a macchia di leopardo che affronteremo nell'analisi del voto, ma anche e soprattutto il rilancio dell'azione amministrativa con la straordinaria vittoria di Vibo dopo 20 anni, che ci racconta che un'alternativa alla destra è possibile in Italia, è possibile in Europa, come abbiamo visto con i dati in Francia, è possibile in Calabria, è possibile fare un'alternanza, costruire un'alternativa al centrodestra, è possibile attraverso un PD che è protagonista sui territori. Per questo noi oggi lanceremo 3 grandi iniziative interne per la vita interna del nostro partito, che saranno unite a un'estate militante che andrà a affrontare il tema della raccolta firme contro, per il referendum per abrogare la scellerata scelta dell'autonomia differenziata, continuare la raccolta firme sul salario minimo e quelle sulla legge Schlein sulla sanità, per potenziare la sanità pubblica. Allo stesso tempo abbiamo la grande missione nazionale di investire sulle aree interne. Lo ha richiesto la segretaria nazionale, se vale 100 per tutta Italia vale 1000 in Calabria, essendo che le aree interne rappresentano il cuore di questa regione, rappresentano un po' il territorio che si sta spopolando di più, che soffre di più, e la cifra del nostro impegno sarà anche un impegno diretto su tutto questo. Ovviamente c'è la necessità di un rilancio del partito in chiave regionale, ovviamente. Da dove partire? Insomma, si ventila, diciamo, l'ipotesi di una riorganizzazione territoriale? Ma intanto la riorganizzazione territoriale è stata chiesta dalla segretaria nazionale a tutta Italia nell'ultima direzione nazionale, cioè noi dovremo aprire un tema di riorganizzazione del partito, diciamo, nei prossimi mesi. In Calabria anticipiamo, chiederemo di convocare delle assemblee riorganizzative territoriali che diano nuovo slancio, nuovo protagonismo ai territori, soprattutto in alcuni territori dove si affanna di più, e soprattutto mettere in rete e a valore un dato incontrovertibile, il fatto che la maggioranza dei comuni calabresi è governata dal PD e dal centrosinistra. Quindi questo è un tesoro enorme che va messo a sistema, che va valorizzato, che va rilanciato, soprattutto nell'impegno pubblico, nell'impegno politico e nella visione complessiva che noi abbiamo di alternativa alla regione e ad Occhiuto. Tra le varie realtà territoriali c'è sempre quella di Cosenza, che storicamente è una realtà molto complicata da questo punto di vista. Il segretario cosa ha in animo? Ma anche lì si affronterà una discussione di riorganizzazione, anche lì si affronterà nei tempi e nei modi stretti, ma sicuramente nei tempi stretti, ma si affronterà con una discussione ampia, approfondita, convocando gli organismi territoriali, perché vanno convocati, sono quelli i luoghi dove bisogna affrontare le questioni, affrontare anche i nodi politici e poter ripartire. Il dato elettorale delle amministrative, anche in provincia di Cosenza, al netto di qualche eccezione, è estremamente positivo. Quindi noi abbiamo una potenzialità diffusa che va valorizzata, va messa in rete e va rilanciato un impegno. Sono convinto che se c'è un atto di responsabilità, non solo del gruppo dirigente, ma soprattutto del declinare tutto al futuro, ai prossimi appuntamenti, sono convinto che la grande e importante battaglia la vincerà. Cambi di passo ovviamente anche alla regione, in consiglio regionale, dove insomma a livello regionale si sta avvertendo un po' qualche segnale di stanchezza, di scricchiolio della maggioranza, diciamo. C'è uno scricchiolio, l'opposizione è presente, l'opposizione sta facendo un lavoro anche sul tema dell'autonomia, presentando una mozione di alternativa, di impugnativa della regione all'autonomia. Penso che sia un atto dovuto, diciamo un po' gli scricchioli e le differenziazioni della maggioranza sono state anche dovute all'attività che ha fatto il Partito Democratico, che è riuscito a mettere in contraddizione anche elementi dello stesso partito, elementi della stessa coalizione di centrodestra. Insomma, c'è stato un lavoro politico, bisogna intensificarlo e continuarlo su questo, perché è chiaro che è una coalizione che si sta dimostrando incapace di rispondere alle esigenze, ai bisogni e alle speranze dei calabresi. Due grandi temi. Probabilmente su cui fare una battaglia anche in Consiglio regionale: autonomia differenziata e bonifica di Crotone. Su questo il PD ha iniziato a muovere dei passi, però ancora forse ci vuole qualcosa in più. Sull'autonomia differenziata noi siamo stati primi, siamo stati netti, siamo stati duri, continueremo a farlo con la raccolta firme, lo faremo con l'impegno collettivo e pubblico. Serve una battaglia meridionalista e da sud, serve una battaglia calabrese. Inaccettabile le giravolte di Occhiuto, anche un po' ridicole, diciamo, nel prima vota la legge che poi contesta. Quindi, insomma, a quel tipo di atteggiamento noi rispondiamo con i fatti, con un impegno dal basso, con una chiamata a raccolta dei calabresi contro lo scippo e contro la divisione dell'Italia. Quindi è questo un po' il punto. Sulla discarica di Crotone il partito
è molto sul pezzo, siamo sul pezzo col partito provinciale, con i livelli territoriali del partito, come attività parlamentare stiamo continuando a monitorare tutto questo, anche lì serve chiarezza e serve soprattutto una linea chiara da raccontare ai crotonesi, ai cittadini di quella provincia. Basta.